Allora riprendo il microfono io per intervistare Andrea San. Andrea, sei uno dei fantini guardati a vista, si potrebbe dire. Perché? Dai, diciamo meno male su questo, perché vabbè. Perché non te lo so dire, insomma. Hai diverse contrade che si sono interessate a te. Dai, un pochino le ho viste e poi vediamo come andrà. Per ora non posso dire di no, perché qualche contrada l'ho vista, sì. Come consideri la primavera che hai fatto? Ma abbastanza bene. Ho corso quasi dappertutto, ho fatto qualche risultato buono, qualcuno cattivo, però abbastanza positiva. Come aspetterai il 29 dopo aver fatto? Tu farai sicuramente la tratta con chi? La farò con Cripta, quella di Elias Mannucci. E quindi dopo la tratta dove vai? Andrò a casa, la guardo a casa da solo e aspetterò una chiamata, speriamo. Siete tanti di giovani adesso, ritieni che ci siano forse troppa possibilità di fare anche altre scelte? Ma sai, i giovani sono sempre stati tanti, poi c'è chi se lo merita di più o c'è non chi se lo merita di più, chi emerge di più o meno e chi sarà più fortunato anche, dai. Si dice che i giovani si dividano fra i big. Ma questo secondo me non è vero, un giovane ha da pensare da sé, far bene per sé e guardare il futuro per sé. In questo palio tu dovessi scegliere, c'è un cavallo che ti è entrato particolarmente nell'occhio? Ma io, come dico sempre, sono un fantino e monterei tutti, dal primo all'ultimo. E noi ringraziamo Andrea Sanna, gli facciamo un in bocca al lupo grandissimo, perché ai giovani gli va fatto doppio in bocca al lupo, perché sono il futuro del palio. Grazie tante Andrea. Ciao Andrea, buon palio.